Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora sono qui per girarvi il video dei prodotti terminati del periodo perché ne ho accumulati abbastanza. In realtà volevo fare questo video un po' più in là perché stavo appunto per terminare qualche prodottino, però alla fine ho deciso di girarvelo adesso perché è un video che devo fare in collaborazione con una ragazza a cui mando un grosso bacione, si chiama Vanessa se non sbaglio, ciao Vanessa, e vi lascerò il link del suo canale qua nell'info box e faremo questo video sempre in collaborazione. E è una ragazza tra l'altro carinissima di cui adoro, stradoro l'accento, per cui andate a vedere i suoi video perché è una ragazza veramente molto carina, non ha molti iscritti, però secondo me ne merita veramente tantissimi. E niente, ho accumulato alcuni prodotti molto soddisfacenti per me, che sono finalmente riuscita a terminare. E quindi nulla, vi faccio vedere, sono veramente tante cose, anche tante cose di make-up, sono molto molto contenta. Allora, primo prodotto che non è di make-up, che ho terminato, di cui sono molto molto contenta, è questo balsamo, questo bagno doccia nutriente di Dove. Questo qui è la crema di mandorle e fiori di ibisco, e è praticamente appunto questo bagno schiuma, sì, un bagno schiuma normalissimo, molto molto idratante. Mi è piaciuto abbastanza, una cosa che non mi è piaciuta però è che è difficile da sciacquare perché non fa schiuma, è proprio un bagno crema, non fa schiuma. E quindi alla grande idratazione che dà e alla delicatezza, e non avendo tensi attivi e cose varie, c'è da contrapporre il fatto che comunque è un po' complicato da sciacquare perché lascia la pelle un po' unta sotto la doccia, quindi è un po' complicato da sciacquare, però è un ottimo prodotto. Non so se lo riacquisterò, comunque questo è uno dei classici bagno schiuma a cui non faccio caso, lo compro sul mercato così per usarlo. Però devo dire che è abbastanza buono, tanto è un formato enorme da 500 ml più 250 e 750 ml di prodotto, quindi è piuttosto, insomma, importante come quantità e quindi ve lo consiglio. Un altro prodotto che ho terminato sono queste salviettine qui della Nivea, queste sono le salviette delicate per pelli secche e sensibili, sempre all'olio di mandorla e Hydra IQ. Queste le ho comprate un sacco di volte, ve ne avevo anche parlato nei miei video vecchi e mi piacciono molto, adesso le tenevo, visto che erano un po' secche, perché le avevo lasciate aperte una notte, quindi si erano un po' seccate. Le tenevo nel mobiletto dei trucchi che voi non vedete perché è lì dietro, e lo mettevo appunto nel cassetto, le utilizzavo se magari sbavavo con l'eyeliner, oppure se mi cadeva dell'ombretto e quindi andavo a struccare un po' sotto gli occhi, però in genere le uso anche per struccare proprio il viso e gli occhi in generale, mi piacciono un sacco perché struccano veramente molto molto bene, sono delicatissime e quindi mi piacciono molto, ve le consiglio. Sempre per quanto riguarda prodotti bagno, terminato uno shampoo, sempre soliti Garnier Ultra Dolce, questo è a latte di vaniglia per capelli lunghi, districa e addolcisce, ha un buon inci, non ha siliconi, ha un buon inci, però insomma non sono mai fantastici come inci, però ho deciso che comincerò ad utilizzare prodotti più naturali per quanto riguarda i capelli, per cui non li comprerò più questi prodotti, perché ultimamente mi stanno ingrassando molto i capelli, gli shampoo molto aggressivi come questo, perché comunque non ha un buonissimo inci, per cui è un pochino aggressivo, e quindi ho deciso che cercherò di fare più la brava ragazza e di comprare prodotti un po' più naturali, ho costretto anche mia mamma a farlo, e quindi penso che non comprerò più questi prodotti, anche perché comunque la Garnier è una cattiva marca, diciamo. E ho finito quest'altro shampoo, questo è un sacco di tempo fa, è un sacco di tempo che raccolgo i prodotti. Questo è della Xme o Per Me o di come si chiama questa marca, ed è praticamente, io l'ho comprato dalla Despar a Orbetello quest'estate, e praticamente sì, è un balsamo, sì, un balsamo, uno shampoo piuttosto normale da supermercato, però un pochino più figo, insomma, un po' più professional, diciamo, anche dalla confezione, così un po' più curata, non ha un cattivissimo inci, però ha un sacco di ingredienti e comunque ci sono moltissimi tensi attivi, quindi anche questo contribuisce secondo me al fatto come si stanno ingrassando un po' i capelli. Considerate che io ho i capelli piuttosto secchi, per cui è difficile che mi si ingrassino, specialmente sulla cute, insomma è difficile che mi si sporchino più velocemente di tipo distanza di 3-4 giorni. Ci sono volte io lavo i capelli una volta a settimana e rimangono puliti, però appunto sono un po' aggressivi questi qui da supermercato ultimamente per me. Comunque è veramente buono questo qua, mi è piaciuto, è per capelli normali, che dà luminosità e freschezza, ed è veramente vero, i capelli, veramente vero, oddio, cioè è vero, nel senso che dà ai capelli molto, ai capelli molta luminosità, mi piace abbastanza. Comunque vabbè, ho finito anche il balsamo coordinato a questo, che però non ho più perché mia mamma ha deciso di buttarlo prima che io potessi raccogliere la confezione. E ho finito, finalmente, perché c'era da un sacco,
la crema della NIL alla bava di lumaca, questa qui che mi è stata inviata. Allora, questa crema mi è piaciuta veramente moltissima, ha un formato di 50 ml, mi è piaciuta veramente veramente tantissimo. Ha una confezione piuttosto grossa, adesso è un pochino sporca, però vi assicuro che non ce n'è assolutamente più. Mi è piaciuta moltissimo questa crema, ha anche un buon odore, diciamo. Mi è piaciuta abbastanza come crema, diciamo che è piuttosto fresca come sensazione, essendoci anche la bava di lumaca, dà comunque una bella sensazione di idratazione, però senza ungere, quindi mi è piaciuta molto. Ok, poi ho finito queste due cose che non sono esattamente dei prodotti, però ve ne volevo parlare perché sono dei prodotti per me indispensabili, cioè sono delle cose per me indispensabili. Vi prego, non ridete. Sono questi due cerottini per le vesciche. Allora, sono questo qui, sono questi della Compid, che sono quelli famosissimi che si trovano al supermercato, sì, in farmacia. Questi qui sono quelli per i mignoli, invece questi sono quelli proprio per il tallone, questi sono della Scholl. E allora, non ridete, ma io veramente mi vengono i calli, le vesciche sui mignoli, sui talloni con tutte le scarpe, in particolare le ballerine soprattutto, a volte anche con le Converse, però soprattutto con le ballerine, cioè mi capita veramente sempre che mi vengano le vesciche, per cui per me sono dei prodotti indispensabili e questi funzionano veramente bene, specialmente questi qui Compid. Io compro sempre anche quelli per il tallone, però una volta non li ho trovati Compid, poi questi costano di meno dei Compid, perché comunque sono dei cerotti che costano tipo 7 euro a confezione e qui ce ne sono 10 perché sono quelli piccolini, invece quelli grandi costano tipo 7 euro e sono solo 5. E comunque niente, io li utilizzo sempre, per cui volevo parlarvene. Questi sono veramente buoni. Tra l'altro questi sono completamente trasparenti, quindi se magari avete messo dei pantaloncini con le ballerine, eccetera, e non volete che si veda il cerotto dietro il tallone, questi non si vedono, sono buoni. Non ridete, lo so che fa ridere come cosa, però io utilizzo sempre questi. Poi ho terminato tre prodottini per le unghie. Ho terminato di nuovamente, tipo la terza che termino, la base Nail Therapy della Debbie. Questa qui, levigante, arricchita con minerali. Mi piace moltissimo questa base, l'ho occupata tipo 3 volte. Mi piace veramente tantissimo perché lascia uno strato veramente ben liscio sull'unghia, protegge moltissimo anche le unghie, le indurisce, anche se non lo dice, le indurisce parecchio, per cui mi piace veramente veramente molto. Lascia le unghie proprio belle rinforzate, perché io non ho le unghie tanto deboli, però spesso si sfaldano, specialmente in questo periodo in cui metto più smalto, perché durante l'inverno e l'autunno mi piace più mettere lo smalto, invece d'estate non lo metto quasi mai lo smalto. E quando ho detto smalto non si sa, comunque questa base mi piace veramente moltissimo perché appunto lascia le unghie molto ben curate, eccetera, e quindi mi piace veramente tanto. E poi ho terminato questi due top coat. Questo qui è il top coat matte di Essence, anche questo è tipo il terzo che finisco, perché dai, vai, mi si secca, perché mi dura molto di meno del top coat normale, perché comunque essendo matte si prosciuga velocemente. E mi piace veramente tantissimo questo qui, perché dà un effetto matte molto carino molto molto carino sulle unghie, e quindi mi piace veramente tanto. Spero di essere a fuoco. E mi piace veramente tantissimo questo smalto qua. Invece l'altro top coat è quello Better Than Gel Nails. Questo è quello fast dry, quindi quello che si asciuga velocemente. Io spero veramente di essere a fuoco. Boh, speriamo. Comunque, mi piace veramente moltissimo anche questo, perché appunto fa durare lo smalto tantissimo, sigilla proprio lo smalto in una maniera assurda, lo fa durare tantissimo, lascia le unghie molto lucide e la lucidità di questo smalto resiste tanto, tanti giorni, per tanti giorni, per tanto tempo, perché non sempre il top coat rimane lucido per più volte, invece questo rimane lucido per più giorni, mi piace veramente tantissimo. Poi, prodotti che mi si sono seccati, che quindi non posso più utilizzare, sono colla per ciglia finte, per questo sono veramente dispiaciutissima. Adesso ne ho una piccina della Ailure che sto utilizzando. No, non della Ailure. Sì, quelli di Katy Perry sono di Ailure, penso. Comunque, questa è la Duo, è la colla Duo, che è la colla di MAC, penso sia la colla di MAC per le ciglia finte. Io l'avevo comprata da Studio 13 veramente tipo un anno fa e adesso mi si è completamente seccata, per cui non incolla più le ciglia finte. Io non so se di comprarle effettivamente, perché tanto le ciglia finte le metto così raramente che quella piccina che ho adesso mi basta, però magari più avanti, insomma, se userò più spesso le ciglia finte la comprerò. Comunque questa è quella trasparente, nel senso è bianca e poi diventa trasparente perché c'è anche nera. Boh, mi è piaciuta abbastanza, insomma è un'ottima, normalissima colla per ciglia finte. E un altro prodotto che mi si è seccato e che quindi non uso più è l'eyeliner in gel di Essence. Questo mi piace veramente tantissimo
però è completamente secco, intanto ne è rimasto parecchio dentro, per cui mi dispiace. Non so se rivitalizzarlo, però boh, non mi ispira tanto questa cosa di rendere le cose nuovamente utilizzabili, per cui mi sa che lo butterò. E quindi sì, ho terminato appunto questo eyeliner, l'ho usato veramente per tantissimo tempo, comunque tipo più di un anno che ce l'ho. Mi è piaciuto abbastanza, è un ottimo eyeliner. Però adesso sto utilizzando quello liquido con cui mi trovo molto bene e quindi non lo ricomprerò per adesso. Ho finito poi tre mascara. Vi avevo detto, non mi ricordo in quale video, che sto cercando di fare smaltimento di vari prodotti. E quindi mi sono messa tutta una serie di prodotti, una cipria, un fondotinta, il correttore che devo assolutamente terminare perché mi scoccia non utilizzare mai le cose. E quindi adesso per un po' non comprerò più trucchi perché devo smaltire. E quindi ho terminato tutti quanti i mascara che avevo, erano questi tre, gli altri li avevo già finiti e già buttati. Adesso ho soltanto un mascara più il top coat, quindi sono contentissima. Allora, uno è lo Zoom Lash di MAC, ed è appunto il mascara piccolino che era contenuto all'interno del kit. Mi avete chiesto di mostrarvi tutti quanti i miei prodotti MAC, una ragazza me l'aveva chiesto. Penso di fare queste review, queste mega review come ho fatto per la Kiko, farò anche per la Essence e magari anche per la MAC, che verrà molto più corto come video perché non ho tanti prodotti MAC. E quindi sì, ho appunto questo mascara qui, l'ho terminato, mi è piaciuto abbastanza, nonostante molte ragazze lo odino, questo mascara a me è piaciuto abbastanza. Poi Lay Love Extreme di Essence nella confezione fucsia, questo è il Crazy Volume, l'avete visto nello scorso video haul che ho caricato, ho comprato il Lay Love Extreme nella confezione nera perché questo non mi ha fatto impazzire, nel senso dà un bell'effetto, però preferisco l'altro perché allunga di più, volumizza di più e dura di più soprattutto. Questo mi si è seccato veramente dopo un paio di mesetti, adesso è veramente inutilizzabile, non c'è più prodotto dentro. L'ho utilizzato per moltissimo tempo, ha fatto un bell'effetto, anche quando era più secco faceva un bell'effetto, però sinceramente a parità di prezzo preferisco l'altro perché mi dura di più e mi piace di più l'effetto che dà. Però anche questo è buono, specialmente se partite già con le ciglia abbastanza lunghette. Io non ho le ciglia tanto lunghe, però comunque non sono proprio super corte, non sono dritte. Quindi se partite con delle ciglia proprio non bisognose di chissà quale effetto, allora questo è molto buono, considerando che ha un prezzo anche irrisorio. Invece se volete un effetto un po' più potente, vi consiglio di puntare su altri mascara. E un altro che si è seccato, tra l'altro è stata anche colpa mia perché ho rotto il tappo. Adesso vi vedete nello zoom, mi si è rotto il tappo. E quindi a un certo punto, proprio non potendolo più chiudere, mi si è proprio seccato. Ecco, adesso il tappo si è proprio rotto. Mi si è praticamente completamente seccato, essendosi rotto il tappo. Magari giusto qualche applicazione riesco a farla, però sicuramente nel prossimo video dei terminati non ci sarà più questo prodotto. Sì, ma anche un cattivo odore, penso che sia finito. Comunque, è il mascara appunto di Corfe, che è una marca, penso, di farmacia. Comunque, l'aveva comprato mia mamma questo mascara qui. E sì, il tappo tutto distrutto. E mi è piaciuto tanto, tanto questo mascara, perché all'inizio ho avuto un rapporto un po' di amore e odio, perché durava pochissimo. Durava pochissimo perché durante il giorno mi ci sgretolava, mi finiva tutto quanto sotto l'occhio, diventava tipo le mie occhiaie, tipo correttore mascara. Uno schifo. Però dopo un po' si è un po' addensato e quindi ho cominciato a fare questo effetto meraviglioso che durava tutto il giorno, facevo addirittura due passate ed aveva un bellissimo effetto, mi è piaciuto veramente moltissimo questo qui. Poi ho terminato anche qui di nuovo la matita di Essence, la Long Lasting nel colore 02 Hot Chocolate, quindi quella marrone, l'ho terminata di nuovo, l'ho terminata tantissime volte queste matite, sia questa che quella nera. E mi è piaciuta molto, avete visto che l'ho già ricomprata perché non riesco a stare senza. Ho altre matite marroni che anche qui sto cercando di utilizzare altri prodotti per cercare di smaltire di più quello che ho, però per sicurezza devo sempre avere questa qui perché so che è quella migliore di tutte. E poi ho ottenuto come ultimo prodottino il bonus, di cui sono stracontenta, veramente il prodotto che sono più contenta di aver finito, ovvero il correttore di MAC, lo Studio Sculpt. È totalmente, totalmente vuoto. Non c'è più niente dentro. Sono contentissima di ciò. E niente, ragazze, quindi io saluto di nuovo Vanessa e saluto tutte quante voi, tutti quanti voi. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!